Mi rivolgo al professor Maiolo e chiederei, dal suo punto di vista, il rapporto che esiste tra il PNRR e il mondo accademico, che sappiamo essere molto variegato, specialmente per il Made in Italy. Grazie dell'invito. La sfida, come sappiamo, è una sfida che deve coinvolgere tutti. Tutto il sistema paese è, diciamo, coinvolto nel raccogliere questa sfida importante, che è una sfida non solo di dimensione finanziaria nota, ma anche perché va a inserirsi in un contesto che si è ulteriormente indebolito rispetto anche ai diversi contesti territoriali di vari, in particolare nord-sud. Il contesto di partenza è un contesto che deve far riflettere ogni sistema, quindi lei mi chiama in causa per il sistema accademico. È chiaro che il sistema accademico ha una sua connotazione ben precisa, che tutti conosciamo, ma ha anche un impegno, diciamo, anche sociale ed economico nei confronti dei territori in cui si opera, no? E quindi la sfida a cui sono chiamate le università è una sfida importante che serve a rapportarsi sempre di più e meglio con il contesto del trasferimento tecnologico e della crescita delle imprese. Guardi, io facevo proprio, venendo qui a collegarmi con voi, facevo una riflessione che era un confronto, penso anche molto calzante da porre alla discussione odierna. E alla fine degli anni Ottanta il contesto universitario accademico calabrese, assieme, diciamo, alla politica nazionale, inventò un piano che per dimensioni, impatti, diciamo, anche se era circoscritto, che era il piano telematico Calabria, che sostanzialmente affrontava la transizione digitale di una regione. L'errore che fu fatto è che in quella previsione si immaginava di costruire servizi, in particolare telematici, in un contesto in cui si era saltata la fase dell'industrializzazione vera e propria. Quindi ovviamente è un'operazione che è servita in altri territori del paese, ma non alla Calabria Sud. Fu qui inventata la prima università telematica italiana, ovviamente non è questo il territorio in cui si è sviluppata le università telematiche. Dico questo perché le università all'epoca diedero un grande contributo per costruire quel piano, come lo hanno fatto anche in questa occasione. Qual è la sfida attuale delle università? È proprio quella di agevolare quella costruzione di nuova impresa fortemente competitiva, oltre che digitale e compatibilmente con tutta l'economia, è compatibile con tutta l'economia circolare. Però questa è una sfida che deve coinvolgere anche il sistema imprenditoriale. No? Cioè, le università possono supportare quelle che sono le potenzialità imprenditoriali e in un certo senso indirizzarle, aiutarle rispetto alle scelte più opportune. Ecco, gli ecosistemi, no? Di cui tanto si sente parlare oggi, che possono avere varie connotazioni, poi dirò una cosa anche sulla moda, no? Diciamo che hanno tante connotazioni. Ebbene, gli ecosistemi, diciamo, li abbiamo già visti in passato, poi alla fine, dopo questa fase di attuazione, rimarranno che cosa? Dei consorzi pubblico-privati. Ne abbiamo visti tanti consorzi pubblici, anche importanti, che hanno avuto fasi molto competitive, molto importanti. Penso al CRAI in Calabria, ma penso a tante altre realtà. Allora, questi consorzi avranno la possibilità di incidere realmente sul tessuto economico e sociale dei territori in cui operano se ci sarà quello stimolo a nuova impresa che ha nuove caratteristiche, è una missione anche universitaria. Sulla moda, ovviamente, anche qui, diciamo, regge questo paragone. Noi siamo stati al sud destinatari di insediamenti importanti, anche di gruppi tessili, di gruppi che operavano nella moda, ma che era esplicitamente una delocalizzazione delle produzioni. Non ha inciso minimamente su quello che poteva essere un contesto produttivo locale. Penso, per esempio, oggi si parla tantissimo di ginestra, di quello che significa la ginestra nel tessile, di canapa, di che significa nel tessile, e sono tutte attività che erano, diciamo, un tempo anche fiorenti, poi sono diventati marginali, adesso appartengono a territori marginali questo tipo di produzione. Beh, ecco, la sfida di un ecosistema, di un sistema che si rapporta ai territori, e penso che debba ripartire da queste cose, debba ripartire dalla capacità di
di mettere innovazione in un'impresa che valorizza quelle che sono le vocazioni, le particolarità locali per inserirsi in quello che è un ragionamento adesso meno usato, ma che prima a un certo tempo si usava, quello local, no? Cioè avere la capacità di collegare quella che è la specificità dei territori con la possibilità di competere e di mettersi in un mercato globale se ancora esiste. Una domanda un po' delicata, sfrutto un po' le sue competenze, me ne scuso, ma i partenariati estesi, quindi questa linea all'interno della missione 4, componente 2, stiamo vedendo che è composta da università che sono punti di riferimento nazionale e internazionale nelle loro discipline, e così da esterno sto cercando di capire come le università possano mettere insieme tante competenze così importanti ma così diverse tra di loro per la creazione di una linea strategica comune. È una domanda complicata, lascio a lei la risposta in base alla sua esperienza e per quello che sta vedendo sul campo, essendo coinvolto in prima linea. Sì, no, io rubo qualche minuto. Voglio un po' dire, sfatare, diciamo, le programmazioni, no? Sono, soprattutto queste dei fondi aggiuntivi, hanno sempre la stessa filosofia, no? Gli strumenti sono molto simili. Ovviamente tengono conto dei tempi, no? E del progresso e dell'evoluzione dei tempi. Questo programma del PNRR incide in maniera significativa sul sistema, no? Ha maggiore vocazione a incidere sui sistemi. Però, per esempio, stiamo perdendo di vista come questo sistema integra, per esempio, anche le risorse della programmazione 21-27 su base regionale, no? Siamo tutti impegnati a far fronte alla programmazione del PNRR, ma ci sfugge come far integrare queste cose, no? Allora, è chiaro che voler cambiare il sistema, incidere per un avanzamento significativo del sistema, significa essere disponibili alla contaminazione. Cioè un sistema cresce se aumenta la contaminazione. Come diceva questo esempio su cui fra poco ritorno, se noi pensiamo che un sistema cresce perché si rafforzano i chimici perché sono chimici, i meccanici perché sono meccanici e via discorrendo, il sistema non si rafforza. Si rafforza se c'è contaminazione, se i saperi si mischiano al punto tale da dare sufficiente spinta a tutti i comparti che compongono il sistema. E allora, sicuramente i partenariati estesi sono, diciamo, come diceva il relatore precedentemente, sono quelli che garantiscono la ricerca di base, per intenderci. E quella, in un certo senso, è quella che al sistema italiano dà meno preoccupazione. Perché i sistemi di ricerca, accademici piuttosto che dei centri di ricerca, sono già abituati a questo livello di ricerca di base, che è poi quella che serve dal punto di vista accademico, quello che serve al sistema accademico. La sfida vera è partire dal partenariato stesso a costruire i grandi progetti e a costruire soprattutto gli ecosistemi. La sfida vera sono gli ecosistemi, laddove avviene la reale contaminazione fra il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico e l'impresa. È quello che deve essere lo sviluppo dei settori sulla base di quelle che sono le tendenze. È lì la sfida vera, lo stiamo dicendo un po' tutti quanti. Allora, che cosa io immagino che ci debba essere perché questo avvenga realmente? Guardi, i sistemi accademici, per esempio, su base regionale, si incontrano, programmano l'offerta formativa, sicuramente con grandi riflessioni, di dare il meglio che si possa formare nelle nuove generazioni per consentire uno sviluppo. Però molte volte è scollegato, sebbene presieduto dai presidenti delle regioni, scollegato da quello che è il meccanismo della programmazione dello sviluppo. Allora, questo incidere sul sistema deve significare che questi sistemi che ragionano fra di loro si aprono agli altri mondi. Allora io che cosa mi aspetto? Mi aspetto che il sistema accademico che si riunisce con le regioni nelle conferenze regionali delle università la aprono alle industrie e che facciano un ragionamento sistematico con questi modelli. Le occasioni ci sono state anche in passato, attenzione, perché noi passiamo da strumenti, come dicevo, hanno sempre la stessa filosofia. Se uno pensa come oggi agisce un ecosistema, è
guarda le precedenti programmazioni comunitarie, trova che cosa? Un insieme di PIA piuttosto che di poli di innovazione che oggi fanno un ecosistema. Cioè, quindi è un'evoluzione di strumenti che abbiamo già visto. E abbiamo già visto sia nella loro efficacia, sia nei loro limiti. Allora, quello che dobbiamo evitare è che quei limiti che abbiamo riscontrati ce li portiamo dietro come sistema. Allora, una disconnessione, secondo me molto importante, sta in questa filosofia degli ecosistemi nuova, in cui la nuova impresa che nasce col contributo delle università della ricerca e dell'impresa ha delle gambe importanti, che sono i dottorati industriali. Sono giovani che vengono formati su un progetto specifico. Allora, se questo progetto specifico noi lo costruiamo raccogliendo il meglio della ricerca di base che ci viene dai partenariati estesi e li mettiamo in avanzamento, adesso si usa il TRL per dimensionare l'avanzamento, e se noi riusciamo assieme all'impresa ad arrivare al cosiddetto TRL 9, no? Ma assieme all'impresa, perché attenzione, noi abbiamo esempi nel mondo di sistemi di ricerca che producono TRL 9 in maniera sistematica, ma non sanno a che cosa servono, non sanno come utilizzarlo. Parlo della ricerca asiatica, che sta crescendo moltissimo, ma che è scollegata dall'utilizzo di Dezzo, perché non hanno un'esperienza industriale, economica, importante e storicizzata per poter fare questo. Noi in Europa abbiamo tutte le condizioni per farlo, e allora questa occasione di fare non il dottorato industriale finalizzato alla vicenda accademica o all'esigenza accademica, ma costruito anche nell'individuazione della risorsa e sulle qualità della risorsa umana che va a essere formata in un dottorato industriale, che sia l'anima, uno dei motori della nuova impresa, che sia l'anima, il motore di come un'impresa esistente affronta la trasformazione ecologica piuttosto che la trasformazione digitale. Allora, questa è la sfida vera. La sfida sta nel cuore degli ecosistemi. Se noi sapremo ben gestire sotto forma di sistema contaminato questa sfida, allora il sistema avanzerà. Altrimenti avremo sicuramente dei benefici diffusi, ma non avremo un avanzamento del sistema. E a questo io aggiungo che è fondamentale collegare a questi ragionamenti quelle che sono le politiche regionali, quelle che è la programmazione 21-27, perché sarebbe sbagliato se questa filosofia del PNRR non fosse permeata anche dalla risorsa e dei programmi. Certo, c'è stato tutto un lavoro, ovviamente, a monte della programmazione. Queste cose sono state sufficientemente vecchiate, eccetera, nella fase della programmazione. Però sappiamo benissimo, anche in tutte le valutazioni ex ante che facciamo alle programmazioni, che alla fine conta quanto questi modelli hanno realmente cambiato il sistema, no? Allora, questa è la sfida che noi abbiamo. Quindi i partenariati estesi, per ritornare, sono importanti, e sono importanti anche che ci sia la contaminazione giusta, perché le filiere, i settori scientifici disciplinari a tutti i livelli, fra gli enti di ricerca anche, funzioneranno. Io di quello sono convinto, che avremo un rafforzamento dei centri di eccellenza nazionale, sono convinto che avremo una maggiore diffusione e capacità di fare massa critica, e questo è un altro aspetto importante del PNRR. Questo sta sollecitando i sistemi a mettersi assieme. Si è capito che non c'è un finanziamento del singolo gruppo di ricerca, ma c'è la consapevolezza che è un finanziamento di gruppi di ricerca che si mettono assieme e che non possono stare separati. E questo io penso che è l'avanzamento della contaminazione che il PNRR può fare in questa direzione. Quindi contaminazione, sistema e soprattutto far crescere il capitale umano e la generazione che farà camminare questo sistema. Non saremo noi a fare camminare questo sistema. Noi siamo abituati, lo dico all'imprenditore della moda, a produrre in un certo modo. Domani si produrrà in un altro modo. Chi produrrà in un altro modo non siamo noi. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che cambia tutto e che le nuove generazioni devono essere pronte a questa sfida. E una delle azioni di sostegno del PNR che tutti abbiamo letto è quello proprio di creare il nuovo capitale umano fondato su questi concetti.
Cioè, per noi è transizione ecologica, per loro è sostenibilità ed economia circolare. Per noi è transizione digitale, per loro è competitività digitale. Quindi questo è il processo che questa struttura ci farà fare se saremo in grado di cogliere questa sfida.